Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del mercato fantasy. Bentornati in questo nuovo video. Vi ricordo ovviamente che questa, ragazzi, è una serie fantasy, quindi c'è poco di reale in questo perché è difficile che il Milan faccia appunto il mercato che ho fatto io, anche perché sta vendendo la metà dei suoi, anzi, ha venduto già uno dei suoi migliori giocatori, però questa è praticamente una versione nel quale il Milan non ha venduto ancora Tonali, non ha cacciato via Maldini, quindi c'è ancora Maldini al Milan, quindi è una versione molto fantasy del Milan. Quindi iniziamo subito. Allora ragazzi, secondo me il Milan a suon di portieri è messo anche abbastanza bene perché Maignan è un grandissimo portiere, è uno dei migliori sia in Serie A che in Europa, però Tatarusano non può essere più il secondo portiere perché sinceramente abbiamo visto tutti, penso, l'andamento del Milan nel mese di gennaio e anche un po' di febbraio in cui appunto Tatarusano giocava titolare e il Milan prendeva 2, 3, 4 gol a partita, anche 5 a partita, quindi un portiere abbastanza scandaloso. Il Milan ha comprato questo Vasquez che io sinceramente, ragazzi, magari lo metterei anche magari secondo portiere perché vedere come gioca e come si muove. Quindi io Tatarusano, ragazzi, lo andrei a vendere e ci farei un po' di soldi, anche se non so quanti soldi si possano fare con Tatarusano, però io lo venderei. E gli altri due, Mirante e Vasquez, me li tengo per fare il secondo portiere e il terzo portiere. Andiamo avanti. Allora, per la difesa, ragazzi, in realtà il Milan è messo anche abbastanza bene per quanto riguarda la difesa, perché Tomori, Kalulu, Ciao, Gabbia e Kier sono dei buoni difensori. Tomori quest'anno ha fatto un po' male, però Kalulu ha avuto una brutta involuzione. Gabbia è comunque un difensore mediocre, Kier può andare bene, però è un po' vecchio. L'unico che è quello che si è fatto notare di più quest'anno è appunto Ciao, che è quello che rimane di sicuro, quindi io me lo blinderei, me lo terrei di sicuro, mentre Gabbia io, ragazzi, lo andrei o a mandare in prestito oppure lo venderei proprio per qualche soldo. Se qualche squadra magari viene a chiedermelo, lo andrei a vendere. Quindi ragazzi, io mi terrei solo Tomori, Kalulu, Ciao e Kier, perché sono quelli, diciamo, che il Milan ci ha puntato di più, sono i difensori più forti del Milan, anche se Kalulu quest'anno ha fatto molto male, stessa cosa vale per Tomori, però io, ragazzi, me li terrei questi difensori perché comunque magari è stato un anno un po' così, però io me li terrei tutti e quattro, quindi io, ragazzi, lascerei una difesa a 4, quindi con due terzini e due centrali che possono essere magari Tomori e Ciao. E i sostituti possono essere Kalulu e Kier, possono essere benissimo questi, oppure fare il contrario, mettere Kier, Tomori e Kalulu Ciao come riserve. Però in generale questa sarebbe la mia difesa. Adesso passiamo ai terzini, ragazzi. Allora, terrei sono due, che sono appunto Hernandez e Calabria. Lo so che i milanisti odiano Calabria dal post Euroderby e sinceramente non è che io l'abbia mai visto come un grande terzino, però secondo me, ragazzi, è il capitano del Milan ed è comunque un giocatore che se la giochicchia alcune volte fa delle cappellate, però certe volte in questi anni ha fatto anche delle cose buone. Però gli altri tre, Baluturè, Dest e Florenzi, io, ragazzi, li lascerei andare. Mi faccio un po' di cassa e vendo tutti e tre, perché appunto Florenzi ormai ha una certa età, Dest non ha dimostrato praticamente nulla e appunto Calabria, sì vabbè, e poi e appunto Baluturè non è un giocatore da Milan da quel che so, poi magari loro se lo possono anche tenere, però io non lo terrei, quindi ragazzi io mi terrei solo loro due, perché poi c'è anche
Kalulu che può giocare come terzino, quindi c'è anche il fatto che Kalulu può essere spostato anche come terzino in caso, o anche Chao possiamo anche adattarlo a terzino. Quindi io lascerei solo Hernandez e Calabria nella fase dei terzini. Passiamo al centrocampo allora, ragazzi. Qui allora abbiamo Tonali, che appunto Tonali in questa timeline, in questa versione non è andato, non sta andando al Newcastle, ma rimane al Milan. Bennacer è infortunato e Bakayoko, Pubega, Krunic e Vranks sono appunto i nostri centrocampisti. Io ragazzi li mando a casa tutti, a parte forse Krunic, ecco. Io manderei a casa tutti tranne Krunic. Perché? Perché Krunic, a parte dare le gomitate nell'Euroderby, fa anche qualcosina di buono. E io andrei a prendere proprio in questo reparto tre giocatori abbastanza forti, che sono: uno è quello che è stato già avvicinato al Milan tante volte, che in questo calciomercato si è fatto sentire tanto, che è Kamada del Francoforte, che può essere appunto un buon centrocampista difensivo, quindi un CDC, oppure può anche giocare come centrocampista. E poi andrei a prenderne altri due, che sono Lingard, che è in scadenza con il Nottingham Forest, e Alexis Oxlade-Chamberlain. Perché? Perché Chamberlain, ragazzi, io lo vedo bene come un centrocampista che può fare una buona fase offensiva, dato che al Milan servono tanti giocatori che vadano in avanti, giocatori che giochino in avanti, giocatori che vadano diciamo, alla ricerca del gol, perché appunto al Milan il grande problema, come ce l'ha l'Inter, è quello di creare azioni da gol, anche se l'Inter ci riesce molto meglio. Però io, ragazzi, lo andrei a vendere comunque, cioè lo andrei a comprare. È comunque abbastanza giovane, ha 29 anni, quindi potrebbe ancora ritornare, essere utile. O magari lo prendiamo io lo prenderei magari anche in prestito, così magari se serve lo rimandiamo a Liverpool a tempo zero. E adesso passiamo alle ali e ai trequartisti del Milan. Allora, i trequartisti del Milan sono De Ketler, Brahim Diaz e Adli. E appunto le ali sono Leao, Rebic, Saelemaekers e Messias. Ragazzi, io in questa timeline De Ketler lo mando in prestito. Perché? Perché ragazzi, secondo me ha bisogno di tempo. Ha bisogno di tempo anche lui. E quindi lo manderei in prestito da qualche parte in qualche squadra di Serie A, e lo lascerei, diciamo, maturare in una squadra appunto di media classifica della Serie A, così che ci posso magari abituare meglio ai ritmi della Serie A, posso magari fare qualche assist e qualche gol, dato che nel Milan sia per minutaggio sia per colpa sua non è riuscito a esprimersi. Mentre Brian Diaz, ragazzi, io lo riscatterei, riscatto per Brian Diaz, perché sinceramente, per quanto lui sia anche un giocatore che spesso sbaglia come Calabria, secondo me è il numero, intanto è il numero 10 del Milan ed è il trequartista, perché non è che ne abbiano tanti il Milan. Quindi Brahim Diaz in alcune partite ha anche dimostrato di essere un buon trequartista, un buon uomo secondo, dietro la punta, o dietro la punta, e quindi io lo terrei. Anche perché magari può migliorare ancora e può essere utile. Adli invece lo tengo anche lui, perché ragazzi, Adli è stato comprato la scorsa estate dal Milan, da Maldini appunto, e Pioli praticamente l'ha messo in campo 4 volte o 5, non so, tra amichevole e campionato l'ha messo dentro 5 volte. Io ragazzi, se fossi l'allenatore del Milan, lo lascerei giocare un po' di più, anche perché quando ha giocato mi pare che non abbia giocato malissimo. E quindi io mi terrei solo Brahim Diaz e Adli, mentre De Ketler lo mando in prestito. Per quanto riguarda le ali, ragazzi, allora Leao, vabbè, lo teniamo. Rebic, lo salutiamo. Saelemaekers, lo teniamo. E Messias, lo salutiamo. Quindi con Rebic e Messias ci facciamo cassa, perché io terrei Saelemaekers semplicemente perché ha dimostrato qualcosa in più rispetto appunto a Messias, perché Saelemaekers ha fatto qualche gol in più, è stato decisivo in qualche partita in più, e quindi lo terrei a prescindere perché appunto è più forte e ha dato più sicurezza
sicurezze al Milan. E qual è un giocatore che però io andrei a prendere su queste ali? Perché il Milan comunque con solo i due ali deve giocare la Champions, il campionato, la Coppa Italia. Quindi tre competizioni che comunque servono tanti giocatori. Io andrei a prendere un giocatore che è in scadenza dal Crystal Palace, che è Zaha. Zaha non è un giocatore fortissimo, non è un'ala incredibile, però è comunque un'ala che sa giocare bene. Gioca appunto in Premier League nel Crystal Palace, mette a segno un po' di gol e un po' di assist, quindi potrebbe ritornare utile per un Milan che deve, diciamo, ricominciare un po' da capo, perché dopo la stagione di quest'anno, che è stata sia fallimentare che ha preso qualcosa il Milan, anche oltre alle batoste ha preso anche qualcos'altro. Quindi io Zaha lo andrei a prendere per ricominciare una specie di ciclo, ecco, un ciclo che possa, diciamo, andare ad aiutare il Milan a ritornare dove dovrebbe stare, anche se non c'è mai. Passiamo all'attacco allora. Origi e Giroud. Allora, ragazzi, l'unico che terrei appunto è Giroud, anche perché ha rinnovato, quindi lo teniamo. Origi, ragazzi, io lo lascerei, lo manderei via in qualche modo. Troviamo una scusa, lo mandiamo via, però lo manderei via. E i due giocatori che io andrei a prendere per ricominciare e per trovare, diciamo, dei nuovi attaccanti nel Milan sono Scamacca, e adesso ve li spiego, e João Pedro. Perché allora, ragazzi, innanzitutto João Pedro è in scadenza con il, mi pare, con il Fenerbahce, e quindi potrebbe essere ripreso, ed è un attaccante che comunque non è che sia Cristiano Ronaldo, però comunque quando giocava al Cagliari si faceva dare la palla, dava una mano nella costruzione, aveva un buon piede, quindi potrebbe essere un buon sostituto per Giroud. Scamacca invece è molto più giovane, al West Ham non sta rendendo benissimo, quindi magari lo prendiamo in prestito o direttamente, prestito, così che almeno magari ci portiamo Scamacca in Italia, vediamo come gioca, perché magari se gioca bene possiamo anche comprarlo a titolo definitivo, però io lo prenderei in prestito perché, ragazzi, Giroud ha una certa età, non può giocare tutte le partite come faceva Dzeko gli altri anni, e si è visto che Giroud, se gioca tutte le partite, non è sempre al massimo. Quindi io prenderei Scamacca e João Pedro per far respirare un po' Giroud. Alla fine di questo episodio, spero che questo episodio sul Milan vi sia piaciuto. Vi ricordo che usciranno gli episodi anche per tante altre squadre di Serie A. Vi invito a lasciare un mi piace e se volete a commentare su come avreste fatto voi questo Milan, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!